Andiamo con Zeman intanto per capire un po' la sua opinione su questa partita. Ma io penso che il primo tempo l'abbiamo regalata, giocando la palla troppo lunga dai difensori centrali sugli attaccanti. Loro non sono giganti e quindi è difficile prenderla e rigiocare. Poi il secondo tempo mi sono soddisfatto, a parte i gol presi, però sono sempre lì. Primo tempo avevamo sofferto, penso solo sui calci piazzati, calci d'angolo. Abbiamo avuto occasione con Federico a Cornero e non l'abbiamo sfruttato, poi è difficile andare a recuperare. Forse anche l'approccio del secondo tempo è venuto un po' meno, il Pescara si è svegliato tanto dopo il gol subito. Anche dopo il secondo direi, si è svegliato, la squadra lotta, poi è normale che noi giochiamo con una squadra che ha più esperienza, se la sanno gestire meglio. Noi abbiamo sbagliato l'approccio. Che cosa l'ha spinta nel secondo tempo a iniziare con Tomassini e Manu? Cosa chiedeva di più alla squadra? Vabbè, Tomassini per fisico, perché visto che calciamo ste palle lunghe, noi tre davanti siamo tutti abbastanza piccoli e quindi era inutile. Tomassini è uno che c'ha fisico e poteva aiutarci. Infatti ha fatto qualche cosa di positivo, peccato che non ha fatto gol. Il risultato è giusto? O le due traverse probabilmente? Chi vince c'ha sempre ragione. Io dico che a noi ci mancava rigore su Messicneto e poteva cambiare la partita. Chiedo un'ultima cosa io prima di una domanda da studio: Franchini ancora non è pronto? Ma io penso che è anche pronto, ma possiamo giocare in 11 attualmente. Una domanda da studio per il tecnico Zeman. Sì, la faccio io veloce, Enrico. Oggi in questo scontro diretto di vitale importanza, insomma molto molto importante e atteso, la Torres a mio avviso è apparsa più squadra. Volevo il conforto dell'opinione di Zeman, oppure insomma se dissente vorrei ascoltare la sua opinione. Allora, dice Massimo Profeta, che fa la domanda, che in questo scontro al vertice la Torres è sembrata più squadra. Vorrei sapere se era d'accordo. Io ripeto, per me abbiamo sbagliato il primo tempo giocando calcio diverso, poi quando ci siamo messi un po' a giocare più ordinati siamo arrivati spesso, a parte di nuovo a rigore che per me era netto. Su Messic dice? Sì, e qualche palo traversa erano sintomi che la squadra cerca di fare qualcosa.